Laudetur Iesus Christus Ave Maria Cari amici, vi abbiamo già dedicato due video dalle letture meditate, naturalmente perché sono già delle meditazioni, quindi ci asteniamo dal voler superare o interpretare il grande San Giovanni Maria Vianney. Eccolo qui. Il santo curato d'ars con le sue omelie catechesi e quindi non stiamo dicendo nulla di nuovo né stiamo interpretando questo grande santo eh, ma eh, vogliamo aiutarci nel meditare le sue riflessioni a noi sull'andamento cioè eh, su come oggi anche noi possiamo capire il vero insegnamento della chiesa quindi vi preghiamo di andare a vedere gli altri due video e noi intanto abbiamo creato una playlist dove stiamo raccogliendo queste letture specifiche bene sono per i sacerdoti sì ma anche per noi perché c'è molta confusione come dobbiamo procedere come dobbiamo comportarci oggi? Certamente il Santo Curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney. Scusate perché qualcuno ci ha fatto notare che eh, eh, stiamo sbagliando a chiamarlo Curato d'Ars, non è sbagliato perché, a parte che è un termine affettuoso con il quale la Chiesa ha sempre chiamato San Giovanni Maria Vianney, perché è stato un curato. E una volta si metteva vicino non il cognome del sacerdote, ma il luogo dove operava, dove era nato, dove era vissuto, dove aveva operato, dove era morto martire. Chiaro? Ecco, non si mettevano i cognomi, non si personalizzava la parrocchia. Mm. Quindi non è assolutamente offensivo, ma è il termine affettuoso con il quale la Chiesa riconosce, ha sempre riconosciuto l'opera di questo grande parroco. Mm. Allora, sul sacerdote, e vogliamo fare questa catechesi perché la uniremo alla messa, al sacrificio eucaristico. Così avremo le nozioni fondamentali. Per capire anche noi oggi chi è davvero il sacerdote, qual è il suo ruolo, qual è la sua specifica e perché la messa è valida. Va bene, allora ogni riferimento è puramente casuale. Sul sacerdote, dice il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, figli miei, parliamo ora del sacramento dell'ordine è un sacramento che sembra non riguardare alcuno tra voi e che riguarda invece tutti. Scusate la parentesi, vi consigliamo di eh, acquistare, si trova già in rete il libro scritto dal cardinale Sara con i, eh, il prezioso contributo di Benedetto XVI eh, sul libro sul valore del celibato. Sacerdotale, noi abbiamo già fatto altri interventi sul celibato sacerdotale attraverso il grande sacerdote, ecco un altro, eh, ecco, ti pareva adesso mi sfugge il nome, ma ve lo metteremo a nota, eh, vabbè, eh, scusate, allora, però questo libro è molto importante perché Benedetto XVI ricostruisce. La questione storica del celibato sacerdotale e il cardinale Sara vi mette un contributo spirituale, teologico fenomenale. Chiaro? Bene. Ora, questo sacramento, dice il santo curato d'Ars, eleva l'uomo sino a Dio. Ma che cosa è un prete? Un uomo che tiene il posto di Dio ed è rivestito di tutti i suoi poteri. Andate, dice il Signore ai sacerdoti, come il Padre mio ha inviato me, io mando voi. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e insegnate a tutte le genti. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. siamo quindi bene attenti perché qui ci sono dei sacerdoti che approfittano del loro stato sacerdotale per infilarci un rispetto che non gli è dovuto. Il rispetto che noi dobbiamo al sacerdote è legato al fatto che egli parla la dottrina di Cristo se incominciasse a predicare se stesso il rispetto resta ma non va ascoltato chiaro? vi ricordate nell'altro video che abbiamo fatto adesso il primo o il secondo non mi ricordo San Giovanni Maria Vianney cosa dice? da dove li riconosciamo questi sacerdoti? dal fatto che si non predicano se stessi, ma predicano ciò che la Chiesa ha consegnato loro. La trasmissione della fede. Ricordate San Paolo in Galati 1. Bene, dunque, quando il sacerdote rimette i peccati, egli non dice Dio ti perdona, ma io ti assolvo. Alla consacrazione non dice questo è il corpo di Nostro Signore, ma dice questo è il mio corpo. Qui San Giovanni Maria Vegna sta sottolineando quando il sacerdote compie è l'alter Christus, cioè agisce nella persona di Cristo. È l'unico che può farlo. Anche per questo attenzione a chi vi impone le mani. Le mani possono essere imposte solo dai genitori sui figli con una benedizione genitoriale, ma non possono eh, imporre le mani i laici soprattutto sui sacerdoti perché quelle mani non sono unte col sacro crisma. Solo il sacerdote può imporre le mani, perché le sue mani sono unte e quando lo fa agisce nella persona di Cristo. Chiaro? San Bernardo ci dice che tutto è venuto a noi attraverso Maria. Si può anche dire che tutto ci è venuto attraverso il prete. Tutte le benedizioni, sì, tutte le grazie, tutti i doni celesti quelli che poi noi chiamiamo i sacramenti se non avessimo il sacramento dell'ordine noi non avremmo nostro signore Gesù Cristo uno dice beh Dio poteva fare in altra maniera o oh, certo Dio può fare quello che vuole e ha fatto quello che voleva ha scelto Maria per venire nel mondo e ha scelto il sacerdote la consacrazione di una persona per darci i suoi sacramenti. Mettetevi l'anima in pace, cari protestanti, che avete eliminato la grazia, però vi siete tenuti il pastore. Eh? Vi siete tenuti. Mh? Scimmiottando la messa, senza sacramenti, senza presenza reale. Chi l'ha messo nel tabernacolo a Nostro Signore Gesù Cristo? Il sacerdote. Chi ha ricevuto la vostra anima al suo ingresso a questo mondo il battesimo? Il sacerdote. Chi nutre, chi la nutre questa anima per darle la forza di fare il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire davanti a Dio lavando l'anima per la prima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote. Il sacerdote, ogni volta il sacerdote. Se l'anima poi giunge all'ora del trapasso, chi la farà risorgere, rendendole la calma e la pace? Ancora una volta il sacerdote. Non potete pensare a nessun beneficio di Dio senza incontrare insieme a questo ricordo l'immagine del sacerdote. Se andaste a confessarvi alla Santa Vergine o a un angelo, vi, assolvereb vi assolverebbero? No. In tutte le apparizioni, approvate o meno, infatti la Vergine Santa cosa fa? Ci manda ai sacerdoti. Vi darebbero forse loro il corpo e il sangue di Gesù? No, molti prendono l'immagine dell'angelo a Fatima. Ma attenzione: l'angelo a Fatima non consacra l'ostia, la riceve, la prende, è già fatta. E la da stop chiaro e ci sono state altre occasioni dove santi che hanno ricevuto in modo miracoloso l'ostia anche dagli angeli ma veniva prelevata dal tabernacolo la vergine santa non può certamente far discendere il suo divin figlio nella Santa Ostia, cioè non può fare la transustanziazione. Anche duecento angeli non vi potrebbero assolvere. Un sacerdote, per quanto semplice sia, invece lo può fare. Egli può dirvi Vai in pace, ti perdono nel nome della Chiesa. Che cosa grande è un sacerdote, il prete non lo capiremo bene che in cielo. Se lo capissimo sulla terra moriremmo non di spavento ma di amore. Noi pensiamo oggi a quanto sia abusato questo termine amore, amiamoci, volemose bene. Il primo a non essere amato è Gesù. Ed è evidente che questo ricade sul sacerdote. Cari sacerdoti, se volete essere amati, dovete insegnarci ad amare Gesù. Se non rimettete Gesù al centro, anche voi sarete fatti fuori. Se non ci rendete credibile Gesù, neppure voi sarete più credibili. Permetteteci una piccola supplica. Ritornate ad essere l'alter Christus. Perché la carità al povero, all'immigrante, al carcerato si fa bene se prima abbiamo imparato a conoscere l'amore di Cristo in noi, altrimenti diventa filantropia, diventa tutto un mio e Dio viene fatto fuori, ma se viene fatto fuori Lui, verrete fatti fuori anche voi. Infatti stiamo vedendo i grandi martiri che ci sono oggi in tutto il mondo. Sono scomparsi e sono stati uccisi, sembra, due vescovi. Un altro sacerdote è stato fatto fuori. I sacerdoti che stanno pagando con la propria vita sono quelli che insegnano Cristo. Non sono i rivoluzionari. Non sono i preti delle novità. State bene attenti, i veri martiri sacerdoti sono quelli fedeli a Cristo. Bene, tutti gli altri benefici di Dio non ci gioverebbero nulla per nulla senza il prete. A che servirebbe una casa colma d'oro se non avesse alcuno che ve ne possa aprire la porta? Il prete possiede le chiavi di questi tesori celesti e ne disserra la porta. È l'economo del buon Dio, lo dice anche San Paolo nella sua lettera ai Corinzi, amministratori dei misteri di Dio. Senza di lui la morte e la passione di nostro Signore addirittura non servirebbero a nulla perché non potrebbero essere largiti. Guardate i popoli selvaggi, a che cosa ha servito loro che Gesù sia morto? Essi non potranno purtroppo partecipare ai benefici della redenzione finché non avranno dei sacerdoti per applicarne loro i frutti. Attenzione, non sta dicendo che si sono dannati, ma che non hanno vissuto la gioia del Cristo che salva. Il prete non è prete per se stesso, egli non può darsi la soluzione né amministrarsi i sacramenti da se stesso. Egli non esiste per sé, ma per voi tutti. Dopo Dio, il prete è tutto. Cari sacerdoti, dopo Dio, voi siete tutto per noi. Ma se non ci portate Dio, e non il Dio anonimo, ma Gesù Cristo. Anche voi perdete la vostra consistenza. Lasciate una parrocchia vent'anni senza il sacerdote e si metteranno ad adorare le bestie. Se il missionario e io ce ne andassimo, voi direste: che cosa fare in questa chiesa? Non c'è più messa. Non c'è più il signore tanto vale pregare in casa propria. O oh certo, oggi come oggi rischiamo davvero di tornare nelle nuove catacombe, le nostre case. Molte apparizioni lo dicono, eh? Quando si vuol distruggere la religione, dice San Giovanni Maria Vianney, si comincia con l'attaccare il sacerdote. Perché laddove non c'è più sacerdote, non c'è più sacrificio né religione. È quanto ha fatto Lutero. Quando la campana vi invita alla chiesa, se vi chiedessero dove andate, voi potreste rispondere, vado a nutrire la mia anima. Se vi chiedessero mostrandovi il tabernacolo, che cos'è questa porticina dorata? È la credenza, la dispensa della mia anima. Chi è colui che ne tiene le chiavi, che fa le provviste, che prepara il banchetto e serve la tavola? È il sacerdote è il nutrimento è il prezioso corpo e sangue di Nostro Signore. Oh mio Dio, mio Dio, come ci hai amati! Guardate la potenza del prete. La sua lingua, di un pezzetto di pane, fa un Dio. È più che credere dei mondi, è più che creare dei mondi, molto di più. La transustanziazione. Pensate che questo termine la Chiesa l'ha dovuto inventare. Non esiste in nessuna lingua qualcuno diceva santa filomena obbedisce dunque al curato d'ars certo ella può ben obbedirgli perché dio stesso gli obbedisce se io incontrassi un sacerdote e un angelo io saluterei il prete prima dell'angelo questi è l'amico di dio ma il prete ne tiene il posto a questo proposito vi ricordiamo un bellissimo fatto raccontato nella vita di San Filippo Neri. San Filippo Neri aveva ricevuto la grazia di poter eh, interagire con il suo angelo custode e lui gli portava un grande rispetto, affetto e gli apriva la porta. Quando doveva passare o entrare in una stanza gli apriva la porta e lo faceva passare per primo. Quando divenne sacerdote, il giorno della sua consacrazione, finita tutte le operazioni nella sagrestia, il santo Filippo Neri fa per uscire e come al solito apre la porta per far passare l'angelo. A quel punto il suo angelo custode lo guarda, si inginocchia e gli dice no Filippo, da oggi in poi... Il tuo stato è superiore al mio, sarò io ad aprirti le porte. Santa Teresa, dice il santo curato d'Ars, baciava il luogo dove era passato un sacerdote. Quando voi vedete un prete dovete dire, ecco colui che mi ha reso figlio di Dio e mi ha aperto il cielo col santo battesimo. Ecco, abbiamo risposto alla solita telefonata. Allora, Santa Teresa baciava il luogo dove era passato un sacerdote: Quando voi vedete un prete, dovete dire: Ecco colui che mi ha reso figlio di Dio e mi ha aperto il cielo col santo battesimo, che mi ha purificato dopo il peccato e che dà il nutrimento all'anima mia. Alla vista di un campanile. Potete dire che cosa c'è là? Il corpo di nostro Signore. Perché è lì? Perché un prete si è fermato lì e ha detto messa, che gioia avevano gli Apostoli dopo la resurrezione del Signore a vedere il maestro che tanto avevano amato, il prete deve provare la medesima gioia contemplando il nostro Signore che tiene fra le sue mani si dà un gran valore agli oggetti che sono stati deposti all'oreto, nella scodella della Vergine Santa e del Bambino Gesù, ma le dita del sacerdote che hanno toccato la carne adorabile di Gesù Cristo, che si sono affondate nel calice dove è stato il suo sangue, nella dove è stato il suo corpo, non sono forse più preziose? Bello questo. Delle volte noi ricorriamo qua e là nei luoghi delle apparizioni vogliamo vedere i fenomeni ma dimentichiamo il, il prodigio più grande il prodigio più grande che è lì chiuso nel tabernacolo che ci aspetta il sacerdote è l'amore del cuore divino di Gesù quando vedete un prete, pensate a nostro Signore Gesù Cristo. Certo che oggi è molto difficile questo pensiero di San Giovanni Maria Viene, ci mette a dura prova. Però lo dicono anche molti santi, per esempio noi facciamo un appello ai sacerdoti. Quando un fedele vi bacia le mani, non ritiratele. Perché non stanno sannando voi, ma il ruolo che ricoprite. Si baciano quelle mani non per riverire voi, ma per quello che compiono le vostre mani per quello che hanno tenuto in mano per quello che hanno fatto con un pezzo di pane le vostre mani consacrate compiono la transustanziazione se volete rispetto e che noi dobbiamo rispettare voi stessi per primi però dovete tornare a rispettare nostro Signore Gesù Cristo. Vedete la perdita della fede che noi oggi abbiamo deriva anche da questo vostro comportamento lassista. Certo, non bisogna essere né rigidi, ma neppure lassisti. Il vostro potere non è rivoluzionare. Non è fare le rivoluzioni nella parrocchia, non è inventare delle nuove liturgie, articolo 3 della Sacro Santum Concilium. Andatevela a leggere. Non avete alcun potere su questo. Il vostro potere, tra l'altro, è anche più forte, più grande, più bello. È quello di darci Gesù e di darci i suoi sacramenti. Ecco perché noi rispettiamo certamente sacerdoti come, qui il nome va fatto, don Alessandro Maria Minutella, noi lo rispettiamo in quanto sacerdote e ci addolora quella scomunica, quella sospensione a Divinis, fino a lì noi l'abbiamo difeso. Ma sta sbagliando sulla questione della Messa. Ecco, e qui eh, il Santo Curato Dars non fa mai speculazioni teologiche e in tutto ciò che riguarda i sacramenti e il sacerdote non mette mai la validità in rapporto a un Papa, ma spiega come la validità di questi sacramenti passa attraverso semplicemente il mandato della Chiesa. È la Chiesa la garante, è la Chiesa che garantisce. E qui chiudiamo. E allora bisogna baciare le mani dei sacerdoti, quindi cari sacerdoti, non ritiratele e cercate di comprendere che quella riverenza è fatta a voi in quanto alter Christus in quanto un fedele riconosce in voi l'alter Christus e entrare in un certo eh, modo di fare amichevole con il sacerdote è sbagliato tant'è vero vedete come tutto è il rapporto trattare Gesù da Compagnone, amicone, il nostro amico, mh, ha portato il fedele anche alla fine a rendere ridicolo l'incontro con il proprio sacerdote, il quale non lo vede più come l'alter Cristo, ma come un compagno di giochi, un compagno di viaggio, così un amico. Non più il salvatore delle anime. C'è stato un ribaltamento. Noi non diciamo che il sacerdote non deve essere amico e noi non dobbiamo essere amici dei sacerdoti, ci mancherebbe altro, anzi lo consigliamo. Ma con quel rispetto e quella riverenza che deve aiutare il sacerdote a superare anche le sue proprie personali difficoltà. Bene, preghiamo, preghiamo per i sacerdoti, preghiamo per i sacerdoti e le critiche stanno a zero, noi dobbiamo soltanto correggere le prediche anomali, dobbiamo correggere gli abusi liturgici, dobbiamo farlo con amore. Padre scusi, ma perché ha fatto questo? Padre scusi, ma così non va bene? Ci mandano a quel paese? Pazienza, ma noi proseguiremo. Finché la messa è valida, signori miei, e non dipende da con Papa. Noi dobbiamo fare in modo di ricordare che lì c'è Cristo, Gesù nei tabernacoli e dobbiamo pregare per questi sacerdoti, dobbiamo aiutarli con la preghiera, a volte il silenzio, a volte il parlare con educazione e con rispetto. E invocare la regina dei sacerdoti. Perché vengano aiutati, perché la crisi che stanno vivendo è la nostra stessa, guardiamo nelle nostre famiglie, divisioni Divorzi, separazioni, omicidi, tradimenti, adulteri. Tutto si ripercuote sui sacerdoti che, attenzione, hanno per sposa la Chiesa. E hanno come figli, quali figli? Il gregge. Per questo noi lo chiamiamo padre. Lasciate perdere. La vanvera dei protestanti, nessuno eh, si faccia chiamare padre usando e strumentalizzando le parole di Gesù che stava dicendo ben altro. Va bene? Vedete come il protestantesimo con il sola scrittura ha rovinato, ha rovinato, ha rovinato tutto. Le rivoluzioni distruggono. Le riforme dei santi, eccolo qui, San Giovanni e Maria Viene santificano e costruiscono. Diciamo un'Ave Maria per tutti i nostri sacerdoti, per tutti, tutti, tutti. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus, eti benedictus brutus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ora pronobis peccatoribus, in che morti noramortisi nostre ame, e diciamo un angelo custode per loro e per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumine, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Grazie, Signore, per i sacerdoti, e ricordiamo la preghiera di Gesù. A noi che ci dice pregate il padrone della Messe, perché mandi operai alla sua Messe. Signore, mandaci santi sacerdoti e benedici i sacerdoti che ci guidano. Laudetur Iesus Christus Ave Maria, in nomine Patris e ti figli e ti Spiritus Santi. Amen. Grazie.